È stato provato in modo inconfutabile che esistono persone portate al raggiungimento della felicità e persone che attraggono l'infelicità, soggetti sani e soggetti portati alle malattie, individui orientati al successo e individui condannati a fallire. Non si tratta di predestinazione o di karma negativo, bensì è il prodotto della cosiddetta immagine dell'io, che può essere considerata la chiave della personalità e del comportamento dell'essere umano. Si può agire su questa immagine per modificarne gli effetti? Ne parliamo dopo la sigla. Ciao, sono Massimo Binelli. L'immagine dell'io è come il programma di un pilota automatico. Si impostano i dati della destinazione, i parametri del viaggio e il navigatore fa il resto, ossia conduce il mezzo, aereo o nave che sia, alla meta. Se fallisce l'obiettivo, la colpa, salvo casi di avaria, di solito è del programma non corretto. Ricordi il fallimento della missione Orbiter nel 1999, costata oltre 300 milioni di dollari? La sonda si disintegrò nell'atmosfera di Marte a causa di un banale errore nella conversione di un dato tra due sistemi di misura, eppure era arrivata alla meta in modo perfetto. Ebbene, il nostro cervello ha il suo pilota automatico che ci conduce esattamente dove la mappa mentale che abbiamo attivato gli impone di portarci, a patto che i dati del programma siano corretti. Nella pillola 58, dedicata alla profezia che si autoavvera, dicevo che la tua mente ti accontenta sempre, sia quando vuoi ottenere qualcosa di positivo, sia quando inconsciamente ti stai autosabotando. La ragione è che la mente agisce sulla base dell'immagine dell'io, ma non ha gli strumenti per valutare se i dati di navigazione sono corretti. Il nostro pilota automatico prende semplicemente per buona l'immagine che la mente crea e gli mette a disposizione, perché il sistema nervoso non è in grado di stabilire la differenza tra un'esperienza reale e una intensamente immaginata. Dunque l'unico modo per far cambiare rotta al pilota automatico ed evitare lo schianto è quello di agire sull'immagine dell'io, quella che prima ho definito la chiave della personalità e del comportamento dell'essere umano. In altre parole, il pilota automatico ci fa agire secondo le istruzioni che gli passiamo e non c'è alcun modo di intervenire sul programma, nemmeno sudando sette camicie, se prima non modifichiamo le istruzioni, ossia l'immagine dell'io da cui scaturiscono. Se ti vedi come una persona destinata a fallire perché finora hai sempre assaporato il gusto amaro dell'insuccesso, vuol dire che il tuo programma è basato su un'immagine di te che fallisci e continuerà a condurti verso i fallimenti per accontentarti. Se ti consideri destinato all'insuccesso con l'altro sesso, ossia destinato a subire cocenti delusioni d'amore, il tuo pilota automatico farà in modo di accontentarti anche in questo caso e ti porterà regolarmente verso situazioni di sofferenza per convalidare la tua immagine di persona destinata a patire, perché c'è una sorta di piacere perverso associato al fallimento e al vittimismo che ne consegue. Sono certo che dentro di te puoi formulare molti altri esempi sulla base di questo schema negativo. Soltanto dopo aver modificato il programma, passando da persona destinata a fallire a persona di successo, sarà possibile iniziare ad attivare l'attenzione selettiva nei confronti di situazioni positive, di arricchimento, di felicità e di salute. Fidati, pure la salute in larga parte dipende dal tuo atteggiamento, perché è dimostrato che il visualizzarsi in perfetta forma contribuisce a tenere lontane le malattie. L'equilibrio interiore, l'autostima e pensieri positivi infatti fanno aumentare la nostra energia vitale e rafforzano il sistema immunitario. Sento arrivare una bordata di pessimismo cosmico. O mental coach, e come faccio a modificare la mia immagine dell'io se fino ad oggi mi è andato tutto di traverso? Se questa è la domanda che già stavi scrivendo nei commenti, ti rispondo subito. Puoi modificare la tua immagine dell'io, anche se ormai pensi che sia scolpita sul granito, iniziando a riconoscere i tuoi difetti e ad accettarli, ad avere stima e fiducia nelle tue capacità e potenzialità. Soprattutto devi imparare ad abbandonare la vergogna di agire, cancellando l'idea che ci sia sempre qualcuno pronto a giudicarti. E al proposito, rivedi la pillola 68 in cui parlo della paura di sbagliare.
E devi provare la libertà di agire senza finzioni, senza copioni da recitare, perché ormai sei così e devi mantenere fede alla parte. Se ritrovi o se scopri per la prima volta la tua spontaneità, entrerai in una specie di stato di grazia, quello che in ambito sportivo definisco bolla, è argomento dell'ottava sessione del mio videocorso Atleta Vincente. E in questa condizione il pilota automatico ti porterà verso le situazioni favorevoli, positive, piene di energia. Ricordi cosa dicevo a proposito della negatività? Ti consiglio di rivedere la pillola 57. Bisogna adottare un nuovo modo di pensare, di immaginare, di costruire i ricordi ed è possibile ottenere questo cambiamento con un programma di allenamento mentale. La vita è una sequenza di problemi, quindi dobbiamo essere felici per abitudine, per scelta, evitando di agganciare l'idea della felicità al momento in cui avremo risolto i problemi, sì, il giorno poi dell'anno mai, o al giorno in cui avremo ottenuto qualcosa. Ti do un'ultima buona notizia. Il tuo pilota automatico impara dai successi, fa parte della legge di sopravvivenza che si è perfezionata con l'evoluzione. Quindi, una volta trovata la strada della felicità, quella negativa e della sofferenza viene cancellata, perché il successo attrae altro successo. Puoi saperne di più sul percorso verso il tuo successo che potresti fare assieme a me? Contattami e ne parliamo. Visita il sito massimobinelli.it, inserisci il tuo nome e la tua mail più importante per iscriverti e per ricevere subito la mia guida per la tua crescita personale. Poi clicca su Contattami. Trovi tutte le istruzioni per inviarmi un messaggio e per prenotare la tua prima sessione di coaching gratuita direttamente nella mia agenda online. Sempre all'interno del mio sito puoi visitare la sezione risorse gratuite dove puoi scaricare materiale molto utile per la tua crescita personale. Trovi tutti i link qui sotto nella descrizione. Infine, se ancora non l'hai fatto, ti invito ad iscriverti al mio canale YouTube e a lasciare un commento o a rivolgermi una domanda qui sotto. E se sei il primo, rompi il ghiaccio. È un modo per uscire dal torpore e passare all'azione, credimi. Alla prossima, ciao!